anticipo sull'orario del nostro incontro e ne approfitto per dirvi che durante questa breve presentazione di quello che stiamo facendo per quanto riguarda la nuova edizione del premio GP Champion, se avete delle domande da rivolgere sulle presentazioni a cui assisterete, per cortesia utilizzate la chat, vedo che la state già utilizzando per i saluti di rito, potete scrivere sinteticamente e cercheremo di rispondervi nel tempo a disposizione. Questo incontro sarà diviso, diciamo, più o meno in due parti. In una prima parte ci saranno delle presentazioni istituzionali e nella seconda parte avremo degli ospiti che sono rappresentanti dell'organizzazione della società civile, quindi i destinatari di questa iniziativa. Aspettiamo ancora qualche minuto per far entrare i partecipanti. Abbiamo avuto circa 120 registrazioni per assistere a questo webinar e quindi aspettiamo che scocchino le 12 per iniziare puntuali. Cerchiamo poi tutti di rispettare, invito tutti i relatori a rispettare un po' i tempi, di modo che riusciamo nell'ora che abbiamo deciso di dedicare a questo tema a dare tutte le informazioni necessarie e a consentire appunto eventualmente qualche domanda, qualora la riteniate utile per voi. Ancora un paio di minuti, e darò la parola al dottor Saulo Angeletti, che è il chair di questo webinar, nonché direttore generale, del Dipartimento della Funzione Pubblica, responsabile dell'ufficio Innovazione amministrativa, sviluppo delle competenze e comunicazione. Direi che i partecipanti stanno ancora fluendo, credo che la piattaforma sia abbastanza nota e quindi non sia difficile per voi interagire e se avete delle difficoltà di tipo tecnico relativamente all'utilizzo del microfono, all'audio, insomma. Per voi potete sempre scrivere nella chat e il personale che ci aiuta nella gestione di questa piattaforma cercherà di darvi aiuto. Benissimo, direi che a questo punto invito a venire in video il dottor Angeletti per iniziare puntuali alle 12 questo nostro incontro. Grazie Sabina, buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati in questo primo appuntamento che inaugura in qualche misura le iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica relative alla settimana dell'amministrazione aperta. È un tema al quale il Dipartimento tiene molto per le motivazioni che sinteticamente adesso ricorderò a beneficio di tutti. Io sono stato già presentato, sono il direttore dell'Ufficio per l'innovazione organizzativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo primo webinar, questa iniziativa approfondisce un tema molto importante che è quello della partecipazione ai processi e iniziative premiali che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso nel corso degli anni. Due coordinate organizzative relative all'attività che sta facendo il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il tema dell'amministrazione aperta, dell'innovazione, dell'ascolto, della trasparenza è un tema centrale per le politiche di riforma della pubblica amministrazione ed è un tema che è stato declinato nel tempo in una serie di progettualità, molte delle quali oggetto di finanziamenti specifici, in parte realizzate con fondi comunitari. La trasparenza, la partecipazione, l'ascolto, la valutazione partecipativa e più in generale il coinvolgimento degli stakeholder, dei portatori di interesse rispetto
alle attività delle amministrazioni pubbliche, costituisce infatti una specifica chiave e opportunità di innovazione delle politiche pubbliche. In questo senso, il Dipartimento ha recentemente costituito un presidio organizzativo, che è quello che dirigo, che diciamo, sottolinea in maniera specifica il link che c'è tra le diverse azioni di innovazione delle amministrazioni pubbliche, sicuramente partecipazione e apertura, ma anche più in generale rafforzamento della capacità amministrativa, sviluppo delle competenze del personale, coprogettazione di interventi. Sono tutti ingredienti che rendono le politiche pubbliche più concrete, più mirate sui bisogni dei cittadini e delle imprese, ma anche più in generale rendono le politiche pubbliche più forti, perché nascono, se possibile, a valle di processi di condivisione. Ciò premesso, riguardo al premio OGP Champion che presentiamo in questo webinar, parto da alcune considerazioni di carattere generale sulle politiche di Open Gov della nostra amministrazione, ma non solo, iniziative che si collocano all'interno dell'Open Government Partnership, che è un'iniziativa internazionale e multilaterale lanciata nel 2011 dal presidente Obama, che però nel tempo ha avuto una grande adesione a livello internazionale. Che cos'è questo Open Government Partnership? È una piattaforma per promuovere i processi di apertura delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale e locale, ed è soprattutto una sede di confronto stabile tra i governi, tra le amministrazioni pubbliche e la società civile, perché la filosofia che c'è sotto, semplificando, è proprio quella dell'ascolto, dell'attenzione e dell'incoraggiamento alla partecipazione. Sono 78 i paesi membri dell'OGP, l'Italia ha aderito da subito perché fa parte di questa organizzazione dal 2011, quindi da 10 anni. E quindi è ormai un decennio che il nostro Dipartimento, il Dipartimento della Funzione Pubblica, lavora su questi temi che, come vi dicevo, sono declinati in una serie numerosa di progettualità. Il segno tangibile e l'evidenza di questo lavoro è rinvenibile nei piani di azione biennali che i paesi e anche il nostro adottano periodicamente e monitorano e ne verificano l'implementazione. Sono piani che hanno un carattere trasversale, che sono frutto di azioni diciamo, promosse da diverse amministrazioni e da diversi soggetti, riconducibili ad ambiti tematici che di volta in volta vengono individuati come prioritari, e che quindi danno evidenza e danno concretezza allo sforzo trasversale fatto dalle amministrazioni pubbliche su questi temi. Parliamo di una politica pubblica, parliamo di una politica che senz'altro può essere sviluppata e declinata operativamente all'interno della singola amministrazione, ma che è tanto più forte quanto più può contare su azioni sinergiche e coordinate tra le diverse amministrazioni. L'Italia, il nostro paese, gioca un ruolo molto importante, diciamo, per il presidio di questa politica, perché oltre alle iniziative che promuove, e per le iniziative che promuove, ha avuto dei riconoscimenti importanti. Nel 2021 è co-presidente entrante del comitato direttivo OGP, e nel 2022, scusate, sarà co-presidente del comitato direttivo OGP insieme agli esponenti istituzionali di altri paesi. Questo è un riconoscimento particolarmente importante che certifica appunto gli sforzi profusi in questi anni, con alterne vicende, non perché sia
sia venuta meno, diciamo, la priorità politica o il commitment da parte dei vertici istituzionali, ma perché ogni stagione, anche ogni stagione politica, declina le priorità dell'intervento in maniera specifica. Quella della trasparenza e quella della partecipazione e dell'accountability è una politica molto presente nell'indirizzo politico del ministro Brunetta ed è stata anche esplicitata nelle linee programmatiche che il ministro ha presentato subito in occasione del suo insediamento. Tra le tante iniziative riconducibili a questa politica pubblica e a questa strategia, vi è quella del premio Open Government Champion, che è un premio organizzato e ideato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con l'OGP Forum nell'ambito delle iniziative di partecipazione dell'Italia all'OGP ed è un premio che è finalizzato a riconoscere e valorizzare l'adozione di buone pratiche, l'adozione di pratiche, di casi di successo ispirati ai principi che sono cardine alle pietre miliari dell'amministrazione aperta, trasparenza, partecipazione e innovazione. Perché ideare un premio? Le motivazioni sono molteplici. Intanto perché, diciamo, uno dei principali riconoscimenti che possono essere attribuiti alle amministrazioni pubbliche hanno natura reputazionale. La valorizzazione di esperienze virtuose, di buone pratiche, di casi di successo rafforza l'immagine delle amministrazioni pubbliche e soprattutto la reputazione di queste come aziende. Organizzazioni che sanno innovare e che innovano. C'è poi il tema, e concludo, del rafforzamento strutturale e diffuso della capacità amministrativa in tutte le amministrazioni, per cui le esperienze premiate, le buone pratiche divengono una modalità per riconoscere il successo di chi le ha ideate, ma anche per fornire alle altre amministrazioni studi di caso. Attività di successo che possono essere mutuate, rimodulate e attuate a contesti analoghi o simili. E questa è la forza delle politiche coordinate che il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove. Partire da esperienze di successo per farne una disseminazione il più possibile estesa ad un numero elevato di amministrazioni. In questo modo si rafforza la capacità amministrativa in maniera strutturale perché diciamo, se vi è una massa critica di amministrazioni che innova, il successo di queste politiche è molto, molto più probabile e molto più pervasivo. Il webinar di oggi è, come illustrava la dottoressa Bellotti, finalizzato a descrivere le iniziative e le finalità del premio e a riservare una parte importante del tempo alle testimonianze che vengono dai rappresentanti della società civile che portano la testimonianza di organizzazioni che in passato sono state premiate. Do la parola alla dottoressa Bellotti che adesso vi darà delle coordinate più concrete e puntuali sulle finalità, gli obiettivi e le caratteristiche del premio. Grazie. Grazie Sauro. Voglio partire con il mio intervento ricordando l'importanza appunto che nel tempo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sempre riservato alle iniziative premiali rivolte alle amministrazioni pubbliche, perché è molto vero che far emergere la capacità di innovazione e la motivazione del personale pubblico non solo è motivante per tutto il settore, ma è anche un messaggio specifico che viene dato ai cittadini. Ma il mio compito di oggi è quello di parlarvi del premio nella sua edizione, in realtà rivolta a individuare e premiare il contributo della società civile all'open government. È stato proprio dal forum delle organizzazioni che partecipano all'iniziativa OGP Italia, quindi dalle rappresentanze dei cittadini, che è nata in passato, nel 2007, l'idea di creare un premio
per rendere evidente gli sforzi e i risultati ottenuti dalle amministrazioni pubbliche nell'attuare i principi dell'amministrazione aperta. Ma proprio in sintonia con la filosofia stessa che è sottesa all'iniziativa OGP Italia, quindi alla nostra partecipazione a questo cordata mondiale, diciamo, di stati e di governi che hanno voluto riconoscere un'importanza specifica alle attività, diciamo, che hanno l'obiettivo di promuovere i principi dell'amministrazione aperta. In linea con questa filosofia abbiamo deciso fin dalla prima edizione del premio, quindi dal lancio del premio, di cui io sono stata, diciamo, la ideatrice e sono la responsabile di tutte le edizioni che sono state realizzate, di alternare, nel tempo un'edizione rivolta a premiare le amministrazioni con un'edizione rivolta a premiare le organizzazioni della società civile, perché, il punto centrale, diciamo, della collaborazione di queste due importanti parti a creare un'amministrazione, una società caratterizzata dal governo aperto, non è dato solo dal dialogo, non è dato solo da un confronto di idee che pure è fondamentale anche per capire reciprocamente i propri bisogni e le proprie esigenze, ma anche dato da un attivismo, da un'attività che da un lato le amministrazioni pubbliche realizzano, anche in collaborazione con l'organizzazione della società civile, ma anche le stesse organizzazioni della società civile organizzano per conto proprio, collaborando fra loro e realizzando nei territori e promuovendo in maniera specifica iniziative per affermare l'open government. Quindi, come è stato ricordato, stiamo parlando, per chi non conosce questa tematica, di tutte quelle iniziative volte a promuovere trasparenza, l'uso degli open data, la partecipazione, meccanismi di accountability e tutto ciò che può promuovere una cittadinanza digitale, perché non c'è nulla come la trasformazione digitale e come gli strumenti digitali che possano abilitare il dialogo fra i cittadini e le amministrazioni e non solo il dialogo, anche la coproduzione di politiche pubbliche aperte. E quindi quella che vi presento oggi è l'edizione che avrebbe dovuto tenersi nel 2020, che a causa della pandemia non si è potuta lanciare e che stiamo recuperando appunto oggi con questo lancio che è stato effettuato all'inizio del mese di maggio. Quindi l'obiettivo, come nel caso delle amministrazioni pubbliche, anche per le organizzazioni della società civile, è competere fra loro per promuovere le proprie azioni e la valutazione che deve essere fatta è quella di verificare che siano iniziative e azioni che hanno conseguito risultati significativi e dimostrabili. Quindi il medesimo approccio basato sull'evidenza empirica, basato su una focalizzazione sugli obiettivi e sui risultati. Questa edizione in maniera specifica ha una connotazione leggermente diversa dalla precedente che è stata realizzata nel 2018, cioè saranno individuate tre iniziative champion per il contributo della società civile all'open government, ma in ragione della pandemia e di quanto la pandemia abbia influito anche sulle agende di livello internazionale, sull'agenda internazionale dell'Open Government Partnership e anche sulle agende nazionali, abbiamo pensato che fosse opportuno assegnare un premio speciale che naturalmente il tempo che è stato a disposizione delle organizzazioni della società civile per reagire, così come hanno dovuto reagire i governi, alla crisi determinata dalla pandemia è un tempo ancora limitato, quindi probabilmente si può trattare di iniziative che non hanno ancora raggiunto completamente i risultati attesi, ma sicuramente iniziative che possono aver puntato a valorizzare diciamo, il governo aperto alla luce delle criticità determinate dalla pandemia. Quindi questa è una peculiarità di questa edizione. Quali sono gli attori del premio? Come per il premio rivolto alle amministrazioni, in quel caso sono le amministrazioni, qui abbiamo le organizzazioni della società civile che intendono rispondere al nostro invito, al nostro bando, che come dicevo è stato aperto all'inizio di maggio, candidando le loro azioni, una commissione tecnica interna che è
utilizziamo anche per le amministrazioni e che quindi è un compito del Dipartimento della Funzione Pubblica selezionare, fare una prima selezione per individuare delle finaliste e poi un comitato di premiazione presieduto dal capo dipartimento in questo caso, che deciderà sulla base di una decina di finaliste, poi dipenderà dal numero di candidature che perverranno, saranno selezionate all'interno delle finaliste, saranno selezionate poi le premiate. Quali sono gli elementi? È stato ricordato già qual è il motivo, diciamo, importante per le amministrazioni pubbliche, per partecipare al premio. Quali sono le motivazioni intrinseche? È chiaro che anche per le organizzazioni della società civile c'è un elemento reputazionale. Anche loro hanno un proprio, come dire, target, che sono i cittadini che sono invitati a condividere, diciamo, verso ciascuna organizzazione la filosofia, la missione, i principi che questa organizzazione esprime. Noi sappiamo che è molto vasto il mondo delle organizzazioni della società civile nel nostro paese, non solo perché è un paese caratterizzato da una grande partecipazione a livello di volontariato, ma proprio appunto una capacità di associazionismo a livello dei territori. Infatti sono, non è stato ricordato, lo voglio ricordare, sono oltre 100 le organizzazioni della società civile che hanno aderito al nostro forum per il governo aperto. E quindi anche per loro c'è un tema di valorizzazione, un obiettivo di valorizzazione dell'impegno che viene profuso dalle organizzazioni e dai loro associati. E quindi quale capacità c'è poi di raggiungere dei risultati rispetto a questo obiettivo e come si può rendere manifesta questa capacità e questo successo, diciamo. Quindi ricevere un riconoscimento pubblico può servire per valorizzare questo impegno da un lato e dall'altro anche per posizionarsi all'interno del contesto nazionale e anche internazionale, perché la stessa partecipazione a OGP consente alle organizzazioni della società civile di concorrere, diciamo, a rappresentare la propria capacità, la capacità che si realizza nel contesto nazionale in contesti più ampi, per rappresentare esempi per altre organizzazioni della società civile che operano in contesti simili o comunque che devono affrontare problematiche simili. Quindi c'è una motivazione comunque importante anche per le organizzazioni. Abbiamo detto che il bando è stato aperto all'inizio di maggio, quindi è dal 1° maggio che è possibile compilare la domanda di partecipazione online sul sito dell'iniziativa, che è uno dei siti tematici del Dipartimento della Funzione Pubblica, e sarà aperta questa possibilità fino al 31 maggio. Questa è la tempistica più o meno rispetto alla quale noi speriamo di arrivare alla data del prossimo forum della pubblica amministrazione, che è sempre stato, come dire, un po' un appuntamento annuale nel quale il Dipartimento della Funzione Pubblica diciamo, ha avuto l'obiettivo di rendere evidente, anche appunto per un discorso di riconoscimento e di reputazione, quelle situazioni, quelle capacità delle amministrazioni, in questo caso delle organizzazioni della società civile, di emergere con interventi particolarmente riusciti e con obiettivi significativi per il contesto nazionale. E quindi nel corso dell'evento riusciremo, speriamo di riuscire a rendere evidente diciamo, a testimoniare all'esterno, in un contesto anche ampio, chi saranno le champion e le menzioni o la menzione speciale di questa edizione. Quali sono gli elementi tecnici con i quali le organizzazioni si devono confrontare? Non sono molto diversi da quelli anche in questo caso utilizzati per le amministrazioni pubbliche. Si tratta di governo aperto, quindi in questo caso conta moltissimo la capacità che l'iniziativa che è stata progettata ha di coinvolgimento di cittadini o di imprese, comunque insomma di parti significative della società civile. E con quale intensità questo è stato raggiunto nelle diverse fasi, quindi nella candidatura viene richiesto di esplicitare come è stato costruito e progettato l'intervento e nelle diverse fasi come è stato in qualche modo condiviso con i destinatari stessi dell'azione. Quali sono i risultati raggiunti e come sono stati misurati? Quindi parliamo non di una verifica superficiale, ma di una verifica concreta, della visibilità, dell'importanza, anche della quantità in termini di misura, in termini di output, degli impatti ottenuti,
o potenziali nel tempo, perché ci sono iniziative che possono anche avere una prospettiva temporale significativa per raggiungere lo scopo per cui sono nate. E soprattutto poi che tipo di elementi di trasferibilità, quello che dicevo prima, quanto le nostre organizzazioni sono capaci poi di produrre e progettare iniziative che possono essere replicate in altri contesti, non solo a livello, diciamo, per esempio di diverse regioni, ma anche a livello internazionale. Quindi questi sono i criteri a cui vengono sottoposte, insomma, le candidature. Quali sono le fasi di selezione? C'è una prima fase di verifica dell'ammissibilità delle candidature, che viene sempre curata all'interno del dipartimento, la selezione delle finaliste, come ho detto, e poi la selezione delle premiate a cura del comitato di premiazione. La selezione delle finaliste avviene in una maniera molto puntuale perché si utilizza un team di valutatori, ovviamente esperti delle te tematiche del governo aperto. Ogni candidatura viene valutata almeno 2 volte e attraverso una tecnica di punteggio, diciamo, condiviso, si perviene poi a una riunione di consenso fra i valutatori, e questo assimila veramente il processo di individuazione delle champion in modo molto significativo con l'analisi che viene fatta rispetto alle iniziative promosse dalle amministrazioni pubbliche. Nell'unica edizione che abbiamo fatto finora, per quanto riguarda appunto le amministrazioni, le organizzazioni della società civile premiate nel 2018, perché abbiamo iniziato col premio nel 2017, quindi abbiamo avuto finora 2 edizioni che hanno riguardato le amministrazioni, quella del 2017 e quella del 2019, e una sola edizione, questa sarebbe la seconda, che ha riguardato le organizzazioni della società civile. Qui vedete riportate in questa schermata, diciamo, le 10 finaliste del 2018, evidenziate in azzurro quelle organizzazioni e quelle iniziative che hanno ottenuto una menzione speciale nelle 3 aree, diciamo, principali, di 3 aree tematiche principali di lavoro dell'OGP italiano, cioè trasparenza, partecipazione, competenze digitali e open data, e in verde invece vedete le organizzazioni della società civile che hanno ottenuto la connotazione di champion per queste 3 diverse aree. Voglio chiudere questo mio intervento, intanto sollecitando, in chi ci ascolta, se ci sono delle domande specifiche, relative al premio, e ricordando che in ogni caso tutte le informazioni, relative al premio sono appunto, consultabili a partire dallo stesso format di candidatura nel nostro sito, OGP. Se ci sono delle domande potete inserirle nella chat, e anche successivamente al mio intervento potremo eventualmente rispondere, o potranno anche i rappresentanti della società civile darvi una risposta. Voglio solo appunto concludere dicendo che è chiaro che la numerosità degli interventi e delle azioni dell'organizzazione della società civile non è ovviamente paragonabile alla numerosità delle iniziative che normalmente noi riceviamo come candidature sul versante delle pubbliche amministrazioni. Per darvi qualche numero, hanno partecipato più di 100, 100, 140, 180, a seconda delle diverse edizioni, amministrazioni hanno partecipato alle edizioni, e per quanto riguarda invece l'edizione del 2018 delle organizzazioni della società civile, abbiamo ricevuto, se non ricordo male, 34-35 candidature. Si tratta però spesso di iniziative che hanno come dire, un terreno di diffusione che non è assolutamente locale, perché molte di queste organizzazioni che partecipano al forum hanno poi una vocazione di intervento di livello nazionale, se non addirittura europeo, perché ci sono organizzazioni della società civile italiane che sono un riflesso di organizzazioni europee, o che loro stesse hanno conquistato, diciamo, un terreno internazionale. Quindi si può trattare di iniziative che hanno anche un ampio respiro e un'ampia capacità, o comunque un obiettivo di diffusione ampio. Io concluderei qui il mio intervento ridando la parola
al dottore Bieletti per la seconda parte di questa nostra presentazione relativa al premio e voglio dare comunque a tutte le organizzazioni e la società civile che hanno già presentato la loro candidatura o che pensano di farlo il mio personale in bocca al lupo perché comunque ritengo che per loro affrontare questa valutazione sia un momento significativo anche di confronto, come dire, interno, di restituzione della loro capacità tecnica di attuare iniziative che promuovono il governo aperto. Quindi è comunque un'attività importante ed è importante il riscontro che potranno ricevere. Prego, dottor Angeletti. Grazie, grazie Sabina per questa tua, diciamo, introduzione dedicata in maniera più specifica al premio, alle modalità di partecipazione, e così via. Come vi abbiamo detto in apertura, questa ora di conversazione, diciamo, attorno alle politiche dell'Open Gov e attorno al premio è articolata in due parti, che sono peraltro complementari. Non è che c'è il punto di vista delle amministrazioni, il punto di vista della società civile nel disegno di questa politica che vogliamo portare avanti in maniera congiunta. È chiaro che i due punti di vista devono essere necessariamente convergenti. Abbiamo però immaginato di dare spazio ai rappresentanti della società civile, che ringrazio, per portare una testimonianza della loro esperienza. E quindi hanno accettato il nostro invito il dottor Federico Anghelè, che è il direttore dell'associazione The Good Lobby, e il dottor Giuseppe Ragusa per l'associazione Open Data Sicilia. Io aprirei in un qualche modo un giro di tavolo virtuale, chiedendo appunto una testimonianza, il punto di vista delle associazioni rispetto a questo premio, e aprirei un primo giro di tavolo per il quale possiamo immaginare interventi di 10 minuti per ospite, approfondendo prima di tutto il tema del valore del premio. Perché partecipare a un premio? Che significato ha il premio, ricevere un premio per l'organizzazione che ha partecipato a questa selezione? Parliamo infatti di associazioni premiate nel 2018. Qual è il significato del premio? Qual è il riconoscimento e il valore di questo premio per l'associazione e per i suoi associati? Primo giro di tavolo, quindi darei la parola al dottor Federico Anghelè per darci il suo punto di vista su questo specifico tema. Sì, buongiorno dottor Angeletti, buongiorno Sabina, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Sarà molto più breve in realtà nello specificare appunto perché il premio per noi è stato importante. Intanto ricordo, ma questi sono dettagli interni nostri, ma per chi ci conoscesse, che all'epoca quando nel 2018 vincemmo, noi ci chiamavamo Riparte il Futuro, la nostra era una campagna nata come appunto una campagna anticorruzione, soprattutto digitale, che aveva lo scopo di coinvolgere i cittadini, di far partecipare i cittadini anche a pratiche appunto dal basso, che permettessero loro sia di rivolgersi direttamente ai decisori pubblici, sia di implementare degli strumenti di trasparenza. Nel frattempo ci siamo uniti a un'organizzazione, diciamo siamo cresciuti, siamo maturati, ci siamo uniti a un'organizzazione europea che si chiama The Good Lobby, che è basata a Bruxelles, diventando il capitolo nazionale. Perché per noi appunto è stato importante nel 2018 ricevere questo premio? Beh, perché all'epoca presentammo un'iniziativa sulla trasparenza
candidature, e la trasparenza delle candidature fu un'iniziativa che presentammo appunto attraverso una piattaforma digitale indipendente. Noi naturalmente ci tengo a sottolineare che siamo un'organizzazione totalmente neutrale da un punto di vista politico, e lo scopo per noi fu soltanto quello di permettere ai cittadini di avere la possibilità di conoscere in maniera appunto più efficace, puntuale, i candidati prima delle elezioni, ma poi forse su questo torneremo dopo. Per noi appunto fu importante ricevere il premio perché di fatto dimostrò che una campagna che era stata in essere tra il 2016 e poi il 2018, prima a livello locale, poi a livello nazionale, aveva di fatto avuto un riscontro concreto anche appunto a livello dell'amministrazione. Era stata considerata come una buona pratica, come una pratica che avrebbe potuto dare dei risultati concreti in termini di partecipazione dei cittadini, di accountability per delle figure chiave come i candidati alle elezioni, tanto amministrative quanto alle elezioni politiche del 2018, e ovviamente come una pratica poi di trasparenza, come una pratica che appunto permetteva di mettere in connessione, permette di mettere in connessione diretta di garantire ai cittadini di avere un controllo in qualche modo su informazioni cruciali per conoscere i candidati. Quindi direi che il premio è stato un po' così la ciliegina sulla torta, il riconoscimento a livello da parte dell'amministrazione di una campagna che ci aveva visti impegnati, ma che aveva visto prima di tutto direi impegnati i cittadini. In generale vorrei aggiungere che il premio dato alle organizzazioni della società civile nell'ambito dell'Open Gov Forum, dell'Open Government Partnership italiana, è tanto più importante e rilevante perché, come il dottor Angeletti e come la dottoressa Bellotti hanno già fatto rilevare, il forum esiste proprio nella misura in cui c'è una doppia, si chiamano a caso a livello internazionale, un forum multi-stakeholder in cui le amministrazioni e la società civile hanno un uguale ruolo, giocano un ruolo uguale, hanno un contesto protetto in cui hanno la possibilità di incontrarsi, di scambiarsi buone pratiche. E quindi il fatto che le organizzazioni della società civile, che come ricordava prima Sabina, sono non solo tante, sono numerose, sono lo specchio del fatto che l'Italia è forse il paese in Europa con il maggior numero di volontari, da una parte, ma dall'altra parte sono anche la dimensione del fatto che la società civile più o meno organizzata, possono essere appunto iniziative spontanee oppure frutto di organizzazioni anche più grandi, più complesse come quella che rappresento io, un pilastro della nostra società. Nello specifico, riguardo ai temi che stiamo prendendo in considerazione, è chi spesso attraverso piattaforme digitali permette di rilasciare dati che siano poi utili a tutti, assiste i cittadini nelle richieste di accesso, mette a disposizione dei dati, fa campagne di pressione sui decisori pubblici per migliorare delle leggi, per introdurre delle riforme, per fare delle proposte, fa un'attività puntuale di monitoraggio
sia appunto da parte sua o permette ai cittadini di fare un'attività di monitoraggio. E non interpretiamo il monitoraggio come un'attività portata avanti dai rompiscatole, ma è un requisito fondamentale per fare in modo che i cittadini si approprino poi dei dati, delle informazioni, delle attività, dei progetti che la pubblica amministrazione mette in campo. Quindi un premio riconosciuto alla società civile è, devo dire, appunto il segno che la società civile conta, che la società civile ha un ruolo fondamentale all'interno di questo contesto e che soprattutto la società civile, attraverso le sue iniziative dal basso, può dare una testimonianza fondamentale di quanto appunto la cittadinanza in Italia sia forte, sia resiliente, mi verrebbe da dire, nonostante la limitatezza di fondi, di risorse a disposizione, e che attraverso la propria capacità inventiva e il proprio spirito di servizio si mette a disposizione di tutti per davvero difendere e promuovere il bene comune. Grazie dottor Rangelé, molto, molto interessante e molto utile la chiave di lettura tra le tante che ci ha offerto della, come dire, molteplicità dei destinatari di un premio. Il destinatario del premio non è solo l'associazione, ma è il complesso delle persone e più in generale dei cittadini che lavorano per affermare questa politica, come pure della necessità dell'incrocio o del contatto tra una politica che è promossa dalle amministrazioni pubbliche che rischia di essere calata dall'alto e invece la proattività e la spinta che muove dal basso. Non c'è peraltro un alto e un basso, ma ci sono appunto processi convergenti verso un obiettivo che è assolutamente condiviso. Passerei ora la parola al nostro secondo ospite, che ringrazio, il dottor Giuseppe Ragusa, per l'associazione Open Data Sicilia, al quale chiederei in prima battuta ovviamente le stesse cose: perché si decide di partecipare a un premio, quali sono le aspettative e qual è il significato del premio per l'associazione, diciamo, che lo promuove. Grazie dottor Ragusa. Grazie a tutti voi, grazie al Dipartimento per l'occasione che ci date di ripresentare questo progetto e ciò che ha comportato per noi e per poter rispondere comunque alle vostre domande. Faccio soltanto una premessa: Open Data Sicilia è una comunità, un'iniziativa civica che si propone di far conoscere e diffondere la cultura dell'open government e la presenza dell'open data nel nostro territorio. Quando parlo di nostro territorio, in realtà non parliamo soltanto del territorio siciliano, ovviamente iniziamo da qui, ma abbiamo un respiro di tipo nazionale. Ci tengo a sottolineare chi siamo. Siamo un gruppo di cittadini con diverse competenze, diverse professioni e siamo accomunati dalla volontà di contribuire a migliorare la qualità della vita della nostra comunità e l'esercizio soprattutto dei diritti di cittadinanza. Perché sono qui? Perché nel 2018, come si diceva, Foglia Pop, questo progetto, vince l'Open Gone Champion per la sezione società civile. Che cosa è Foglia Pop? Foglia Pop facilita la creazione di richieste di accesso civico semplice e generalizzato, a partire appunto dalla normativa sulla trasparenza, che permette appunto la possibilità di chiedere permette a chiunque di chiedere dati, documenti e informazioni alla pubblica amministrazione, a pubblicazione obbligatoria o qualsiasi altro tipo di dato. Fatta questa premessa, volevo rispondere alle domande. Pensavo fosse comunque indispensabile fare questa piccola premessa. Perché partecipare a un premio? Per noi partecipare a un premio è stato importante perché sicuramente ci ha spinto a metterci alla prova. Ci siamo messi alla prova, abbiamo quindi migliorato, siamo stati spinti a migliorare la piattaforma, lo strumento digitale e sicuramente invita appunto chi partecipa a migliorare. Sì, ovviamente in una competizione di questo tipo, quindi si cerca di fare il possibile non tanto per
poi la vittoria finale, potremmo dire, è una conseguenza semplicemente dell'impegno che si mette nel progetto. E, qual è invece la seconda domanda? Era che valore ha questo premio? Il valore che ha avuto per noi questo premio è stato sicuramente quello di creare rete. Abbiamo creato rete con altre associazioni, siamo venuti in contatto con altre realtà della società civile, con lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, farò un appunto su questo, ma appunto quella cosa fondamentale è quella, si entra in relazione con altre associazioni, si possono creare sinergie, prima fra tutti lo stesso Federico che è intervenuto poco fa, con lui ci siamo conosciuti per esempio nell'ambito di questo Open World Champion del 2018 e da lì sono nati altri eventi, altre collaborazioni future. Successive. Un'altra cosa importante, lo accennava anche Federico e mi piaceva anche a me confermarlo, è che il premio è in generale qualsiasi cosa che mette al centro la società civile, cosa fa? Non fa altro che confermare il funzionamento delle comunità, l'importanza di condividere, di mettersi insieme, creare realtà comunitarie, associative, per farsi sentire, per fare sentire la propria voce, per creare con lo spirito di concretezza che ci contraddistingue solitamente, strumenti che possono essere a vantaggio sia della pubblica amministrazione e della società civile stessa, in un'ottica appunto di collaborazione reciproca. Porto per esempio appunto la nostra esperienza su questo aspetto. In Open Data Sicilia, come realtà appunto comunitaria, funziona proprio così. Si creano improvvisamente, potremmo dire, grazie allo scambio di competenze, dei sottogruppi di lavoro. Foglia Pop è sostanzialmente questo, è frutto del lavoro mio, di Giovanni Pierrotta, che non è potuto essere qui, sono intervenuto io per conto di entrambi, facciamo parte della Comunità Sicilia, ci siamo scambiati le nostre competenze, abbiamo condiviso delle riflessioni ed nasce Foglia Pop. Quindi questo per quanto riguarda le prime due domande che mi sono state poste. A proposito della collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, proprio successivamente a questo premio, anche se non immediatamente, passato un annetto e qualcosa, entrando in relazione con il Dipartimento che ci contatta perché, soprattutto a proposito del registro degli accessi civici, parliamo appunto di accesso civico, sul quale si sta lavorando, l'intenzione, diciamo, l'idea è quella di riprendere, poi ci fu l'emergenza, quindi le relazioni un po' si interruppero, ma l'idea è quella appunto, magari con l'occasione di oggi, ecco, riprendere le fila di quel discorso e capire un pochettino in che modo proprio può essere utile anche a questo fine. Penso di aver anche risparmiato del tempo per le prossime domande. Sì, infatti, grazie, è stato molto, molto efficace e molto sintetico. Siamo un po' diciamo allenati oramai ai webinar, alle riunioni online, a tenere sotto controllo il tempo, ma di tempo ancora ce n'abbiamo per sviluppare alcune considerazioni ulteriori di carattere più generale. Peraltro le domande erano solo un intervento di facilitazione, ma lei ha risposto diligentemente, devo dire, e ha evidenziato anche qua una solo la sottolineatura delle cose importanti. Intanto oggi noi parliamo di premio, ma è stato già chiarito che il premio si declina in diversi ambiti tematici e quindi le proposte che si possono giungere dall'amministrazione e dalla società civile sono le più varie. Questo tema lo stesso Dipartimento lo declina in progettualità diverse, mi fa piacere anche il suo riferimento, diciamo, al tema del FOIA, che per noi è molto importante, tanto che il Dipartimento stesso ha istituito da un paio d'anni il centro di competenza FOIA, che è in qualche misura una vista verticale sui temi di cui stiamo parlando, con specifico riferimento appunto alla questione dell'accesso civico generalizzato. Ed è molto, sono anche molto importanti gli altri riferimenti, dottor Ragusa, che lei ha fatto. Intanto, perché no, pensare alla progettazione di iniziative in vista della partecipazione a un premio. Io sto dalla parte delle amministrazioni pubbliche perché sono un dirigente pubblico e forse l'amministrazione tende a pensarla di più in termini di
partecipare a un premio con le cose già fatte. Ecco, pensare invece di progettare cose che possono rivelarsi buone pratiche ed eccellenti è, secondo me, un ottimo punto di vista. Come pure mettere in rete le iniziative, che vengono fatte ai diversi livelli. A questo proposito, vi proporrei una seconda, diciamo, domanda, un secondo tema di approfondimento, che è questo. Per la verità avete già fatto alcuni cenni, e cioè, che valore ha il premio per le iniziative che poi vengono, in base alla vostra esperienza, per le iniziative che vengono premiate? E cioè, il premio è uno strumento per dare continuità alle attività premiate, oltre che per un riconoscimento contingente? È un valore reputazionale che dà una spinta, ulteriore alla prosecuzione delle attività premiate, o incoraggia, ad esempio, a progettarne delle altre? Vi immaginate, ulteriori modalità di incentivazione, diciamo, della partecipazione oltre ai premi? Ecco, vorrei che voi forniste, se volete, se potete, il vostro punto di vista su questo secondo nostro tema. Magari, visto che il dottor Ragusa è già presente, invertiamo l'ordine. Quindi prima la parola al dottor Ragusa e poi al dottor Angelè. Magari, diciamo, concentriamoci in 5 minuti o il tempo che è necessario. Grazie. Va bene, grazie per questo ulteriore input. E in questo cerco di aiutarmi anche con le slide, in modo tale ad essere anche magari più chiaro. E che valore può avere la partecipazione, che può valere la partecipazione a questo premio e comunque in generale un progetto sviluppato dalla società civile. Volevo fare una riflessione brevissima su due aspetti fondamentali. Che ci teniamo a condividere. Intanto, Foglia POP nasce a partire dall'analisi dei bisogni. Non avevamo qualcosa di pronto, non avevamo, ovviamente, non avevamo pensato a qualcosa e detto facciamola perché comunque secondo noi ci serve. Abbiamo fatto un'analisi dei bisogni iniziale ed è stato sicuramente un'ottima cosa perché abbiamo compreso quali fossero i bisogni dei cittadini relativamente all'accesso civico e su questo ci siamo mossi. Abbiamo visto che il diritto di accesso civico era sostanzialmente uno sconosciuto a quell'epoca, adesso un po' di più, anche la pandemia ha fatto la sua parte, c'era una difficoltà a creare le richieste, a porre realmente le domande. E su questo fronte noi ci siamo mossi. Qual è la missione di Foglia POP? È che poi può, diciamo, missione sulla base delle quali poi uno, la società o gli stessi promotori possono valutare i risultati. È una missione, ce ne siamo posti tre, continuiamo a porceli. Sono quelli di diffondere la consapevolezza sul diritto di accesso civico, sul fatto che esista e si può utilizzare. Ma soprattutto, ci piace pensare, quello di attivare un processo culturale e abilitare, cioè nel momento in cui noi come società civile chiediamo degli strumenti, come Open Data Sicilia chiediamo degli strumenti, vogliamo sostanzialmente abilitare le persone a fare da sé, ad essere autonome nel produrre, nel esercitare autonomamente i propri diritti di cittadinanza. A proposito di impatti, un numero, queste sono alcune schermate che comunque potete trovare, ovviamente sul sito online fogliapop.it, queste sono le schermate per utilizzare il servizio, che potrete, vedere, qua c'è una simulazione. Volevo andare velocemente a un dato, sono state create in questi anni circa 1500 richieste. Il nostro, diciamo, intento sarebbe quello le prospettive del progetto sono quelle di riprogettare e rinnovare anche alla luce di quelli che sono stati gli ultimi avvenimenti in termini di trasparenza, alla luce di quello che è stato il periodo che tuttora stiamo vivendo pandemico, e riprendere il dialogo con il Dipartimento della Funzione Pubblica che si diceva prima. Quindi a valle del premio ulteriormente vogliamo riprendere le fila di questa possibilità e soprattutto con il riferimento al registro degli accessi che so che il Dipartimento, attenzione, anche nel centro, nel sito di riferimento si fanno cenni, ci sono comunque anche delle circolari e dei protocolli in questo senso. Volevo un attimo tornare indietro per dire come lo strumento digitale
può essere un attivatore di comunità. Noi utilizziamo, parliamo di una questione tecnica, le API del nostro sito permettono sostanzialmente di creare rete, di creare attivismo civico a loro volta, senza dover chiedere sostanzialmente anche il permesso, perché le API permettono sostanzialmente di integrare lo strumento nel proprio sito istituzionale, così mi rivolgo un po' alle pubbliche amministrazioni, e soprattutto con grande sorpresa anche per noi, e questa è stata una sorpresa successiva sostanzialmente al premio e in parte anche precedente, quella della possibilità tramite le API di creare le richieste con un testo precompilato, quindi idonee per realizzare delle campagne. A proposito di campagne, due campagne sono state per esempio realizzate utilizzando lo strumento FoiaPop, grazie alle API di FoiaPop, è quello, poco antecedente al premio, probabilmente non so se è stata magari una delle motivazioni che ha spinto al premio, che è quella della richiesta di accesso civico massiva, cioè verso più comuni italiani da parte di più persone, con un testo precompilato grazie a FoiaPop, per ottenere il catasto delle superfici percosse al fuoco, che è un obbligo previsto dalla normativa. Allo stesso tempo, il tema dei beni confiscati, come è possibile chiedere l'elenco dei beni confiscati nell'ambito del progetto confiscatibene.it, è stato ideato una sezione dedicata appunto a chiedere facilmente tramite FoiaPop l'elenco dei beni confiscati che ai sensi del codice unico antimafia va pubblicato nei siti istituzionali. Questo per rispondere sempre brevemente alla domanda su come può avere un impatto un premio del genere con numeri e con prospettive, diciamo. Perfetto, mi pare davvero la migliore testimonianza, il miglior testimonial per dire che l'esperienza di una iniziativa non finisce col premio, ma il premio, diciamo, è un'occasione per attivare nuove opportunità e anche nuove collaborazioni. Da questo punto di vista le assicuro che il dialogo ci interessa, che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta lavorando sul FOIA, sul tema del FOIA. Oggettivamente l'emergenza, la situazione emergenziale ha pesato, ma non ha modificato, diciamo, le nostre priorità. La trasparenza è una nostra priorità, ha semplicemente gioco forza, diciamo, ordinato diversamente le nostre priorità sulla base dell'emergenza. Nel passare la parola al dottor Anghelet per alcune sue considerazioni finali e per porgli la stessa domanda, quindi finisce tutto con la premiazione, che peraltro adesso facciamo anche con modalità sacrificate diciamo online. Ho trovato molto interessante, mi è piaciuto molto, diciamo, tra i contenuti della sua slide un riferimento al progetto, ma che vale un po' per tutte le nostre iniziative. Lei diceva diffondere consapevolezza, abilitare e attivare. Ecco, penso che un premio serva anche a questo, e dietro ogni iniziativa promossa dalla società civile dall'amministrazione pubblica certificata tra virgolette da un premio, noi vogliamo questo tipo di catalizzazione, quindi diffondere consapevolezza, abilitare e attivare. A lei, dottor Anghelet. Sì, per noi, grazie intanto per questo secondo scampo, diciamo, di tempo a disposizione. Sì, nel nostro caso, appunto, quello che fu importante per ricevere il premio fu sicuramente in termini reputazionali, e devo dire un riconoscimento ad un impegno davvero molto gravoso che noi come organizzazione della società civile impiegammo, e mi consenta di fare appunto un piccolo passo indietro per spiegare brevemente la nostra iniziativa che venne premiata, e poi per capire anche le ricadute. Noi appunto per 3 anni, a partire dal 2016, dal 2017 e poi nel 2018, attraverso una piattaforma e una campagna che venne chiamata Sai Chi Voti, chiedemmo ai candidati alle elezioni, tanto prima nelle elezioni amministrative nelle città principali al voto, quindi diciamo nei comuni di sopra di 50.000 abitanti, e poi alle elezioni invece politiche del 2018, chiedemmo ai candidati di inviare attraverso appunto una piattaforma digitale che noi mettevamo a disposizione alcuni dati essenziali per conoscerli meglio.
un curriculum vitae, la situazione, lo status patrimoniale, la situazione diciamo delle eventuali carichi penali, una dichiarazione sui potenziali conflitti di interessi e sul finanziamento della campagna elettorale. Lo facciamo appunto per cercare di abilitare i cittadini nel arrivare a compiere una scelta, non voglio dire necessariamente migliore, ma più consapevole rispetto appunto ai candidati che si presentavano alle elezioni. Perché? Perché non esiste di fatto una piattaforma unica che permetta di anche mettere sullo stesso piano i candidati, e molte delle informazioni che sto appunto elencando non sono delle informazioni che sono obbligatoriamente presentate prima appunto di venire eletti. Solitamente la verifica poi viene fatta a posteriori, ma pensiamo appunto che per i cittadini alcune indicazioni, anche solo a partire da un curriculum vitae che per noi era chiaro, avevamo un form, non era "ho un gatto che si chiama Isidoro", come talvolta appunto compare poi sui siti dei candidati, ma valutare le competenze, la reale predisposizione di un candidato a siedere poi in un consesso in cui dovrà poi prendere delle decisioni importanti e cruciali. Tutto questo per dire che per noi è stato un po' il culmine, no, di un percorso il premio, e quindi ha premiato senza dubbio lo sforzo, l'impegno, ma il riconoscimento è anche andato al di là, perché per noi appunto ciò che era importante, rilevante, era non solo abilitare i cittadini nel compiere una scelta, ripeto, più consapevole, ma anche nell'evidenziare che rispetto a una serie di tematiche c'erano ancora dei buchi normativi o dei buchi anche in termini appunto di buone prassi messe in campo dall'amministrazione per permettere ai, da una parte appunto ai nostri rappresentanti di essere più responsabili e chiari, e dall'altra parte per garantire una scelta consapevole e per garantire trasparenza ai cittadini. Quindi quello che noi abbiamo anche cercato appunto di fare era evidenziare una serie di mancanze, di limiti nel quadro delle regole in questo ambito in Italia. Non abbiamo proseguito ancora poi sulla strada della trasparenza delle elezioni, perché senza dubbio era un compito molto gravoso, e non a caso abbiamo chiesto che fosse l'amministrazione stessa, il governo stesso, a garantire appunto una piattaforma del genere, e qualcosa è stata fatta non tanto per una piattaforma complessiva, ma per migliorare la trasparenza comunque dei dati dei candidati, e per richiedere una maggiore appunto trasparenza dei candidati nella fase di presentazione delle loro candidature. Ma in generale però noi continuiamo su alcuni di questi filoni a cui ho fatto accenno, a lavorare, quindi per noi è anche stato un modo per continuare a segnare, ricevendo questo premio, poi un riconoscimento sulla bontà del nostro lavoro, appunto, che ci permette ancora oggi di continuare a lavorare sui temi legati alla trasparenza dei processi decisionali piuttosto che alla trasparenza dei finanziamenti alla politica. Spero di aver risposto alla sua domanda, dottor Angeletti. No, assolutamente, grazie per questi ulteriori interessanti spunti di riflessione. Naturalmente il premio, diciamo, non incoraggia di per sé la prosecuzione di attività, tanto più se queste sono complesse e investono amministrazioni pubbliche, ordinamenti, e si devono tradurre in norme. Però è importante, diciamo, il valore di questo premio, non per certificare
verificare diciamo, contributi della società civile che sono peraltro noti, come tanto impegno delle amministrazioni pubbliche. Ma per continuare, se mi consentite, con un esempio anche un po' banale, a seminare, cioè è la semina di queste iniziative e la valorizzazione delle migliori esperienze che incoraggia il rafforzamento di queste politiche. Vi è una grossa consapevolezza nelle amministrazioni pubbliche dell'importanza della trasparenza. Vi è una grossa spinta da parte delle società civili che un po' ci traina e un po' ci incoraggia. Iniziative come quelle che voi avete presentato e iniziative che noi vogliamo promuovere attraverso il premio, ma non solo, sono secondo noi la migliore occasione per andare avanti e per far risalire di priorità a volte questi temi, che sono oggettivamente prioritari, però rischiano di essere un pochino travolti da circostanze contingenti. È importante poi tenere alto il commitment politico, perché le amministrazioni pubbliche fanno tanto, ma vi è necessità soprattutto su queste politiche di un costante impegno da parte dell'organo di vertice politico. Sicuramente abbiamo dalla nostra parte il ministro Brunetta. Grazie per la vostra partecipazione, passo la parola a Sabina per alcune considerazioni conclusive. Grazie a tutti. No, più che altro per dire che sono le 13.01, che abbiamo completato, diciamo, la nostra panoramica, che ringrazio da parte mia i rappresentanti dell'organizzazione della società civile, che mi sembra che abbiano sinteticamente ma convintamente dimostrato come anche per loro, e noi sappiamo che questo vale anche per le amministrazioni, partecipare a un premio di questo genere è non solo una sfida per poter anche rinforzarsi come associazione, quindi anche per verificare la propria capacità di porsi degli obiettivi e di raggiungerli, ma soprattutto poi anche a livello motivazionale consente di procedere nella direzione auspicata, che può essere la medesima, portando avanti, come è il caso di Foglia Pop, l'iniziativa e migliorarla, ampliarla, rinnovarla, oppure perseguire altri ambiti. L'importante è che esista un impatto dal punto di vista della convinzione di voler contribuire a fianco al settore pubblico, all'amministrazione pubblica, a costruire un'amministrazione e un governo aperto. Questo è l'obiettivo di fondo del nostro premio. Quindi vi ringrazio personalmente e auspico che partecipiate nuovamente o che comunque promuovate la partecipazione presso le associazioni che conoscete essere impegnate, di modo che facciamo emergere nuove iniziative interessanti e importanti in questa prospettiva. Grazie a tutti, grazie dottor Angeletti, e ci vediamo nel pomeriggio per chi è interessato di nuovo a parlare di partecipazione dei cittadini, perché alle 2:30 abbiamo un nuovo webinar interessante dove si parlerà anche della conferenza sul futuro dell'Europa e delle iniziative di consultazione dei cittadini da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Riforme. Buon pranzo a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Pomeriggio.